Buongiorno a tutti, da Simone, Toscana, Pistoia e Firenze, azienda specializzata in veicoli d'epoca e anche normali. E niente, sto facendo un video su questo 126 prima serie, non bis. Questa è un prima serie del 1976, tagli documenti originali, guardate com'è dentro. È un'unica proprietà di una signora prima di me, di Firenze, l'ho comprata io. Meccanicamente è il motore della 500R, quindi diciamo è una 126, cioè è una 500, scusate, è ritravestita da 126, perché la base è quella. Comunque sia, ne sono rimaste pochissime e la macchinina spinge veramente bene, è elementare come meccanica. Ci ho fatto adesso lo scarico, però mi sa che venerdì mi avevo lasciato lento qualche vite, però può darsi anche che sia il suo rumore. Bisogna che guardi se si è allentata qualche vite. Niente, la macchinina a 4 marce va veramente bene, consuma poco, è divertente da guidare. Poi le prime serie si cominciano a trovare male, cominciano ad andare un pochino anche su di prezzo. È un oggettino che è messo bene, si può pagare intorno ai 4.000 euro. Logicamente chi cerca una 126, allora le prime e le seconde serie sono da considerare. La bis, che ho fatto un altro video tempo fa, qualche giorno fa, è un altro discorso a parte. Quindi chi cerca una 126 consiglio di trovarle prime serie o seconda serie, ossia FSM Personal 4 e la seconda serie, anche meccanicamente uguale. Ecco, la prima serie intorno ai 4.000 euro, la seconda serie intorno, bellissime, intorno ai 3.000-3.500, ma ripeto, bellissime, Brown, Silver, Black, le varie serie che hanno fatto, FSM, Personal 4, ecco, è, diciamo, è un pochino più rifinita. Comunque io sono per la prima serie e va veramente bene. Anche, cioè, nel senso, per essere 600 neanche, 595 in salita, guardate com'è, voglio dire, cioè sono 95 kg, cioè mi monta in terza tranquillamente a 50-60 all'ora e va bene. Ripeto, non hanno grossi difetti, vale sempre il solito discorso che ho fatto per tutte le altre macchine che ho fatto i video: spendete qualcosina di più ma cercatele a posto. Qualcosina di più intendo sui 4.000 in prima serie, ma deve essere già comunque sia praticamente già restaurato, nel senso già a posto, perché se ne prendete una intorno ai 2.500 euro 3.000 euro, e dopo poi diventa antieconomico il restauro. D'altra parte sono macchine che hanno 45-50 anni e le carrozzerie in quel tempo là, una per l'altra, lasciavano un po' a desiderare. Niente, adesso giro qui. Comunque no, ora va bene il rumore, forse era fredda, anche se apro il vetro mi sa che ho fatto un lavoro a modo, perché ora comunque controllo come il rumore dovrebbe essere il suo, perché al minimo è a posto. Ho cambiato la marmitta, che c'era qualche forellino, ho cambiato le sue guarnizioni nuove al collettore. No, penso che sia il suo rumore. Comunque nei commenti ditemelo. Ora quando è fredda provo a vedere se sono strinte tutte le viti a modo. No, ma dovrebbe essere il suo rumore. Niente, adesso rigiro, ritorno al capannone,
Noi siamo a Pistoia, a Firenze, adesso mi trovo a Vicchio del Mugello. Queste comunque sono macchine mie private, cioè nel senso non è che è una cosa, diciamo, perché ho avuto anche da ridire, ho avuto un confronto con un signore anche della Lucchesia, che dice: ma allora io vengo qui e là. No, niente, qui non si viene. Qui vengono soltanto persone, a fare i lavori pagando. E hanno una garanzia sul lavoro e il lavoro viene fatto bene. Io queste cose qui le faccio per mio piacere personale, questi video, e per dare dei consigli su come fare, su delle cose per aiutare le persone a livello completamente gratuito. E poi, se uno mi dice: guarda, ti venga a trovare, ti voglio conoscere, è un altro discorso. Però siccome, tanto, non ho molto tempo durante la settimana perché devo lavorare. Sicché io, se qualcuno vuole un consiglio oppure mi vuole mandare delle foto di una macchina per vedere di un restauro, mi contatta e mi manda le foto. Io sono più che felice di dare dei consigli a livello amichevole e a livello completamente gratuito. Però ecco, venirmi a trovare al lavoro, per chiacchierare no. Comunque, torniamo al discorso di questa 126, c'è anche il suo autoradio con monocassetta Inoite dell'epoca, che non so neanche se funziona. Comunque ora la macchina ha scaldato e la macchina è a posto. Ormai proseguo il video, no, sembra a posto. Ora proseguo il video ormai finché non arrivo al capannone, è qui a 1 chilometro. Niente, la macchinina questa qui, per raccontare l'acquisto, ripeto, era di una signora, addirittura del marito, che la teneva in un garage che c'entrava precisa, coperta con delle coperte di lana, eccetera. Addirittura, siccome non entrava, cioè non entrava nel garage perché era preciso per la macchina, la metteva a muso davanti, poi scendeva, la tirava là a mano e metteva sotto la ruota una zeppettina, perché non entrava, cioè nel senso era un garage molto piccolo, però è sempre stato al coperto. Grandi cose di carrozzeria non ci sono state fatte, tranne che i cerchi, mi sembra, meccanicamente la frizione, la marmitta, i freni di dietro e poco più. No, ma come rumore dovrebbe essere il suo, penso. No, penso che ci dovremmo essere. Penso che ci dovremmo essere. Eccoci al capannone. Proviamo a vedere un attimino se fosse un pochino la marmitta un dado lento. Ma io dico di no, voi che dite? Controlliamo. Chi mi vuol contattare per dei consigli lo può fare tramite WhatsApp al numero che qualcuno gli interessa, glielo do. Ah, penso sia a posto, eh. È a posto. Schiattare non si ha da niente. Le valvole l'ho registrate. Ah no, è a posto. Vibra la molla del ritorno dell'acceleratore. Vibra la molla del ritorno dell'acceleratore. Ok, un saluto a tutti.